Benvenuti ragazzi, siamo in un nuovo video. Oggi video haul perché dopo tipo 2 mesi sono andata a fare shopping e quindi mi servono davvero delle cose. Allora, sono andata in 3 negozi, Vans, Bershka e Zara, e ho comprato un po' di cose. Inizio subito perché voglio farlo breve questo video. Dalla Vans ho comprato un nuovo paio di scarpe, queste qua blu, partito del laccio. Mi servivano delle scarpe blu perché le ultime che avevo erano le LA Trainers, quelle che andavano tanto tempo fa. Ecco, io avevo ancora quelle dalla seconda media, quindi c'hanno tipo 7 anni quelle scarpe. Per carità, utilissime, lo so sempre, però erano diventate davvero inguardabili e poi mi stavano anche grandi perché mi si è ridotto il piede quando mi sono dimagrita e quindi ho preso le Vans. Queste sono tutte blu, sono pesanti e hanno questa parte, i lacci marroni anche dietro, quindi posso utilizzarle in vari outfit e mi piacciono davvero un casino. Queste le ho pagate 84, sì. Andiamo subito poi con Zara. Da Zara ho preso prima di tutto questa canottiera. Allora, ho tenuto tutti i cartellini, sono stata bravissima. Questa l'ho pagata a 9,95 ed è una L, perché queste canottiere qui io e mia madre le usiamo insieme, quindi è una taglia che può andare bene anche per lei, ma sono utilissime perché sono spesse, sono doppie e poi sono delle canottiere che tengono caldo ma non fanno vedere il sudore. C'è anche questa che magari è grigia, non lo fa vedere perché ha un tessuto particolare appunto. E questa è melangiata, questa grigia melangiata, troppo carina, ne ho tantissime così e davvero le utilizzo sempre perché le metto sotto le magliette oppure sotto i maglioncini, sotto le camicie, dappertutto. Sono molto molto comode e calde e buone, quindi 10 euro le valgono tutti secondo me. E niente, quindi se passate, questa pure è bella elastica, comunque elasticizzata, io ve la consiglio. Poi mi servivano un paio di pantaloni grigi scuro perché non li avevo e li ho presi così. Questo è, sono pantaloni normalissimi, là non sono a vita altissima, anzi è abbastanza normale, né troppo bassa né troppo alta. Infatti è stato strano provarli perché quando li ho provati avevo i pantaloni a vita altissima, quando me li sono messi ho detto oddio, infatti era per quello che comunque hanno una vita abbastanza normale. E hanno il lo spacco sul ginocchio, che è una cosa che cercavo da tantissimo tempo e non li avevo trovati ancora, non mi chiedete perché, ma non li avevo trovati. Questi li ho pagati 30, 29,95 e niente, questa è la 38 europea, calzano normali, quindi vedete un po' voi, poi finiscono. Poi mi servivano dei pantaloni neri eleganti perché ne ho un paio a vita altissima che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa, credo, sì, quest'estate. Però me ne servivano un paio eleganti, ho preso questi qua che sono di un tessuto simile alle tute da sub. E io di questo tessuto li ho sia Bordeaux, sempre di Zara, che un paio grigi di Pull&Bear o di Stradivarius, sono dei due. E mi piacciono tantissimo perché questi proprio, c'è anche il cartellino qui, che vi fanno le forme al posto giusto, vi modellano la gamba, è molto bella come cosa, però li dovete prendere stretti perché questi poi se li indossate troppo poi si allargano. Infatti ho preso la M, cioè ML, SML, e quindi sono neri, normali, hanno anche le cosine per la cinta, hanno una linea che va su tutto il pantalone che poi finisce stretto, naturalmente se sono strettissimi, e qua ha questa particolarità di avere le cerniere argento che non si aprono, cioè si aprono ma non c'è niente sotto. E niente, sono normalissimi, questi li ho pagati 25,95. Poi un maglioncino, ho preso un maglioncino, questo qui è Bordeaux e ha un tessuto strano, cioè all'esterno sembra un classico maglioncino normale di cotone, poi all'interno invece ha un tessuto liscissimo, che è quello che potete vedere qui sul risvoltino che gli hanno fatto, che a me piace tanto. È molto strano, però non saprei dirvi che tessuto è. E ha questa particolarità di avere questo taschino enorme, proprio grandissimo, qua sul davanti tutto ricamato, è bellissimo. E questo qua l'ho pagato 20, me lo ricordo, anche se gli si è staccato il cartellino. Ed è lungo, 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 e sulla fine ha degli strappi, cioè ha degli strappi, ha uno spacco sia qua che dell'altra parte. E arriva sotto il sedere, quindi veramente grandissimo, e questa è solo una M, cioè non è niente di che. Però mi piace davvero tanto, e quindi sì. Ultimissima cosa di Zara, questa giacca. Allora, questa è una giacca sempre grigia e melangiata, che ha le spalline, tra l'altro, e qua finte tasche, e le maniche hanno la toppa sul gomito e alla fine finiscono con dei bottoncini.
Allora, questa qui l'ho pagata, mi pare 60, ma è fatta davvero benissimo. Anche il dentro, la stoffa dentro mi piace tantissimo. Niente, è semplicissima, la uso per andare a scuola oppure per qualche cena importante, roba del genere. E si mette davvero bene, bene, bene. Altrimenti ci sono andata a mangiare il sushi. Pantalone nero, maglietta bianca, questa sta benissimo. Passando a Bershka, mi servivano delle felpe, perché io non ho felpe. Mi sono resa conto di avere solo maglioni e niente felpe, a parte questa qua che indosso, ma come vedete è traforata, quindi non è che è proprio una felpa calda, anzi. E quindi sono andata in giro per cercarle, alla fine ho detto Bershka sicuramente le ha, perché lo trovo un negozio un po' più informale, capito? Quindi sono andata lì e infatti ne ho trovate due. Cioè, in realtà ne avevo trovate tipo una decina, però ho fatto una cernita perché non era possibile. E la prima che ho preso è questa qua bianca, troppo bella. Allora, a parte che mi ricorda un pochino lo stile di Chiara Ferragni, troppo. È bianca, una classica felpa larghissima. Io di questa ho preso di entrambe, quella che vi faccio vedere è la L, perché le voglio proprio larghe. Voglio proprio la comodità di mettermi un pantalone nero e una felpa la mattina senza dover pensare troppo. Ecco, e quindi questa è troppo bella perché ha tipo la bocca. Qua c'è scritto Miau col gattino, le orecchiette, More or Less Cool. Poi qua c'è scritto Platonic Forever, You and Me, cose del genere. Mi piace davvero tanto. Ha le maniche che poi si restringono un pochino, vedete? E questa l'ho pagata 18 euro, 17,99. Ed infine, ultimissima cosa, sempre un'altra felpa di Bershka, questa qui grigia. Con tutto questo ricamo, sono rose in realtà, non so se si vedono benissimo, ho scritto Première Bâtisse d'Amour, che vabbè, lasciando stare il mio francese, credo che significhi il primo bacio d'amore, ma penso di sì. E mi piace troppo, qua è tutta ricamata, invece sulle maniche ha tutte righine, infatti ha un tessuto molto particolare, questa veramente mi piace tantissimo, è più calda di quell'altra. E questa l'ho pagata 24,99 25. Quindi va bene. Bene ragazze, questo video è finito. Mi raccomando, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più dell'haul. Scrivetemi nei commenti quindi tutto ciò che vi è piaciuto oppure quello che avete comprato voi in questo periodo autunnale. Io vi mando un grandissimo bacione. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!